Padre, ti prego per tutti quelli che crederanno in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo creda e conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Gesù ci chiede di essere perfetti nell'unità perché il mondo conosca la presenza di Gesù tra di noi, ne riconosca la sua vita nella nostra vita di unità. Per vivere uniti, Gesù ci indica la strada, quella di contemplare l'unità che c'è tra Lui e il Padre. Lui ubbidisce sempre al Padre. Lui dice tutto quello che vedo fare dal Padre lo faccio. Lui si commuove quando il Padre si china sui piccoli. Lui dice io non sono solo perché il Padre è con me. Lui anche nelle difficoltà dice non la mia ma la tua volontà sia fatta. Lui alla fine si fida totalmente, Padre mi consegno a te. Soltanto se c'è contemplazione della tenerezza tra il Padre e il Figlio, possiamo vivere anche questa tenerezza tra di noi. Perché vedete, il cristianesimo non è una morale, non è una legge da osservare, non è un dovere. Il cristianesimo è un amore che ci viene regalato, entra dentro di noi e passa ai fratelli. Soltanto così è possibile vivere in unità tra di noi. Soltanto se c'è la contemplazione, cioè vuol dire dare del tempo, possiamo vivere uniti tra di noi. Soltanto se c'è la contemplazione, cioè la tenerezza, possiamo vivere uniti tra di noi. Soltanto se c'è il gusto della bellezza, possiamo vivere uniti tra di noi. E tutto questo lo vediamo tra il Padre e il Figlio. Oggi siamo chiamati a entrare in questa tenerezza. Il versetto si concludeva proprio così. Io nel Padre, il Padre in me e il Padre in voi. Cari amici, oggi se vogliamo vivere uniti tra di noi, diamo tempo per contemplare la tenerezza e l'unità che c'è tra il Padre e il Figlio. Questa è la giornata che ci aspetta davanti, dalla contemplazione all'unità tra di noi.